Ben ritrovati amici rossoneri, una buona giornata, sistemo il fazzoletto, vi invito a lasciare un like qui sotto e iscrivervi in questa zona, attivate la campanella. Allora ragazzi, un pareggio, ho letto già ieri nel video post partita dell'ottimo Filippo Galoppi pareri molto diversi, chi la vede molto nera, chi invece dice vabbè un pare ci può stare. Sinceramente, lo dico con sincerità, io non sono così disperato, nel senso che ero consapevole che quando vai in Europa il livello si alza e si fa sicuramente molta più fatica che in Italia, dove con la nostra intensità riusciamo davvero a sparigliare le carte, a portarci a casa le partite con prestazioni di grande livello. In Europa bisogna rispettare tutti. Sarà un paradosso, ma nella storia recente il Salisburgo ha acquisito una tradizione, ripeto storia recente, negli ultimi anni una tradizione europea superiore a quella del Milan. L'anno scorso hanno passato il girone, non perdono in casa in Europa da una vita. L'anno scorso agli ottavi il Bayern Monaco su questo campo fa 1-1, poi stravince al ritorno, ma lì fa 1-1, non li battono. E quindi è una squadra organizzata con tanti giovani interessanti, con un ottimo reparto scouting. Per questo sapevo che. Ora poi forse ci facciamo condizionare dal fatto che il Chelsea ha perso e quindi iniziamo magari a temere un po' anche la Dinamo Zagabria. Se il Chelsea non avesse perso avremmo detto bene, comunque pareggiamo là, basta vincere al ritorno e passiamo. Per questo secondo me il risultato non è negativo. È chiaro che in caso di vittoria avremmo non ipotecato il passaggio del turno, ma l'avremmo indirizzato molto bene. Bisogna vincere per forza nella prossima gara di mercoledì con la Dinamo Zagabria. Direi che ci può anche stare, nel senso che, ripeto, in Europa non ci sono partite facili e Salisburgo è una squadra ostica. Ripeto, non perdono su quel campo da una vita in Europa. Un motivo ci sarà. Secondo me noi abbiamo accusato un po' la stanchezza del derby. Se ci pensate, derby sabato tiratissimo fino all'ultimo. Domenica defaticante, lunedì vigilia, ieri si è giocato. Davvero 2 giorni di mezzo, un po' pochi. Ci dovremmo abituare perché spesso sarà così. Tant'è che anche Pioli ha detto, pensavo che qualcuno avesse recuperato, invece no, ho visto effettivamente qualche nostro giocatore un po' con la lingua di fuori. Andiamo a vedere le pagelle, con Maignan che poteva fare meglio, la palla se ti finisce sotto le gambe per definizione il portiere ha sbagliato, però quando ti trovi un giocatore solo davanti 3 metri, 9 volte su 10 ti segna, se pari fa il miracolo, la palla è finita lì sotto le gambe, doveva fare sicuramente meglio. Poi ha parato al 55esimo su Fernando, ha fatto una bella parata dopo al minuto 61, complessivamente gli do 6 comunque, non è secondo me il principale responsabile. Calabria ha provato con un paio di tiri da fuori, palla alta, non mi è sembrato in serata, ecco, rispetto a quelli che non hanno recuperato, aveva finito tra l'altro il derby con la lingua di fuori, mi sembra che Calabria ieri avesse la spia della riserva accesa dall'inizio, gli do un 5,5, partita non brillante, non positiva. Calulu Tomori, secondo me, hanno avuto avversari tosti, perché loro avevano un attacco davvero molto ben assortito. Calulu, il tunnel lì, non siamo abituati, anche per lui il livello europeo si fa sentire, è stato un episodio, poi comunque li abbiamo abbastanza sigillati, gli do un io faccio fatica a dare insufficienza a Calulu, gli do un 6 in meno. A Tomori do 6, anche lui non sembra ancora in condizione, un inizio non perfetto di questa prima parte di stagione. Teo Hernandez complessivamente non mi è dispiaciuto perché è andato diverse volte, ha preso anche dei falli, ha fatto un contropiede, ha perso qualche palla, una sanguinosa con l'erroraccio di palla orizzontale che sembrava Çalhanoğlu. Io gli do 6 complessivamente perché è stato comunque uno di quelli che ha provato un po' di più. Tonali 6,5, ha provato anche con un destro alto, ha fatto tutta la partita, alla fine anche ero un po' stanco, però ha retto, gli do un 6,5, 6 a Bennacer che ha sbagliato, l'errore principale è il suo, però a volte quando c'è un'intensità, un pressing così asfissiante in certe fasi, ci sta che rischi la giocata, lì ha sbagliato il controllo, loro poi hanno segnato, però c'è stata una compartecipazione di errori.
è stato bravo poi nell'azione del gol a dare la palla appunto nella ripartenza ricevuta da De Ketela. Gli do un 6, era anche lui molto stanco. L'eroe che non ti aspetti, Saelemaekers, ragazzi, ha fatto una bella partita, coronata dal gol. Al di là del gol è stato il giocatore più vivace, più preciso rispetto alle altre volte, ha creato azioni, il sinistro con la palla che è stata deviata, secondo me gli sarebbe finita all'angolino. Ha detto una bella palla bassa per Calabria che non ci è arrivato sulla deviazione, ha segnato, ne ha avuto anche lui per un'oretta, poi ha perso un po' di condizione. Però un bel 7,5 per Saelemaekers, sono molto contento per lui e speriamo di aver recuperato un'alternativa importante o perché no anche un titolare sulla fascia destra. 7,5, De Ketelaere. Allora, io ho la sensazione su De Ketelaere che quando tocca palla ha una qualità importante. Il problema è però che quando non la tocca è un po' fuori dal gioco, deve essere di più nella partita, deve essere più servito. Ha avuto anche qualche tocco un po' troppo lezioso, però ha dato una bella impoccata per Giroud. Ha fatto un numero, l'azione del gol del Milan parte da un numero che un giocatore come De Ketelaere riesce a fare perché ha grandi qualità. Poi ha dato un'altra bella palla per Real al 46esimo, ha perso una palla, ripeto, lì è stato un po' lezioso. Complessivamente gli do 6, ci aspettiamo che entri anche un po' di più nella partita con continuità. Leao non è stata una gran partita, però ragazzi, Leao alla fine ha fatto assist, ha fatto palo alla fine. Troppi errori, poco smalto, l'assist per Saelemaekers comunque l'ha fatto lui, aveva dato anche una bella palla per Origi, poco smalto. Lui mi sembrava uno di quelli con la lingua di fuori, uno di quelli che non ha recuperato, sembrava quasi che a un certo punto stava lì e diceva non passatemela perché non ce la faccio più. Però complessivamente assist, palo, io il 6 glielo do. Era stanco, molto stanco. Insufficienza 5,5 per Giroud, che è stato un po' egoista quando ha recuperato palla a posizione defilata, doveva darla a Leao, invece ha tirato male. E la cosa buona che ha fatto è che si è alzato e scappato sul gol di Saelemaekers, avrebbe rischiato di prendere a lui. Chi è entrato? Allora, Origi. Origi ha sicuramente fatto meglio rispetto a Giroud. Ne aveva sempre due o tre addosso. Ha dato una super palla a Brahim Diaz. Quel corridoio è una palla da De Ketelaere, da trequartista. Purtroppo un po' in ritardo Brahim esce in anticipo il portiere. Ha fatto un controllo, si è girato, poi l'ha ciccata sul tiro. Però ha tenuto qualche palla in più. Secondo me lui deve entrare in condizione. Ha avuto un'estate difficile, come ha detto Mister Pioli. Io sinceramente un 6 glielo do. Peccato che appunto per quella girata che ha un po' ciccato. Ho letto pareri contrastanti sui social su Pobega, ragazzi, esordio in Champions League. A me non è dispiaciuto. Ha portato le sue caratteristiche, la fisicità, gli inserimenti da davanti, poteva tirare, ha perso un po' il tempo, un po' macchinoso delle volte, però non mi è dispiaciuto. È andato con la fisicità a mettere contrasti, ha provato anche a tirare un paio di volte, ha recuperato qualche palla. Io a Pobega sinceramente do un 6,5, non mi è dispiaciuto. E ho letto commenti entusiasti su Dest, viceversa me non ha entusiasmato. Sì, ha fatto un bel lancio per Origi, però ha perso qualche palla di troppo, una di tacco, deve entrare un po' di più nei meccanismi. Gli do 6, però mi aspetto sicuramente di più e ci punto perché mi piace molto. Brahim, ragazzi, ha dato una bella palla per Leao, poi purtroppo il repertorio era sempre lo stesso, palla per Diaz, l'ha persa, palla per Diaz, l'ha persa, palla per Diaz, l'ha persa. Anche lì l'uscita di De Ketelaere, secondo me, un po' come nel derby, si è vista. 5,5 per Brahim. Messias, una palla in orizzontale, no good, senza voto. Do 6 a Mister Pioli. La squadra era un po' stanca, secondo me. E complessivamente, insomma, là davanti è una squadra che è diventata europea, che tra Europa League e Champions è diventata una squadra europea consolidata. Su quel campo, ribadisco, non vincono da tanto, tanto tempo anche squadre importanti. L'anno scorso nel girone, agli ottavi pure il Bayern Monaco. Peccato perché con una vittoria avremmo già visto forse un po' all'orizzonte un risultato importante, ma sinceramente dopo il dispendio di energie nel derby non riesco a farne una colpa a questa squadra. Il livello si è alzato, ragazzi. Noi si è tornati in Champions l'anno scorso,
bisogna alzare le prestazioni, non è facile, secondo me, ripeto, la stanchezza si è fatta sentire anche non poco. Un appunto, i calci d'angolo, non sfruttiamo mai i calci d'angolo, mai, poi mai. Poi una cosa, avere lì Tonali e Bennacer è buttare via un giocatore, io questa cosa non la capirò mai. Va lì chi batte, l'altro va al limite, una palla uscita, un rimbalzo da fuori, ne abbiamo uno in più. Due lì è una cosa che, perché tanto non siamo dei fulmini su colpi di testa, e quindi che sia un destro o che sia un sinistro, che la traiettoria esce ed entra, chi se ne frega, ma non lasciamo nei due lì. Questo è uno schema che io non contemplo, non riesco proprio a capire. Detto questo, il migliore è Saelemaekers, contento per lui, vai Alexis. Forza, più fiducia ancora, più precisione, intanto il gol da fiducia ed è un gol importante perché in caso di sconfitta sì ci sarebbe stato da mettersi le mani nei capelli, ma è un pareggio che definisco come tutto sommato accettabile, sono molto sincero. Io stesso approcciando la partita avevo ancora l'ebbrezza del derby, figuratevi loro che sono scesi in campo a combattere fino al 94esimo, 5esimo, cos'è stato il derby. Quindi ragazzi, bisogna vincere per forza con la Dinamo Zagabria in casa e poi vedrete che magari commenteremo un girone diverso. Comunque, ecco, ho letto, facciamo ridere, facciamo pena. Quelli del Chelsea cosa devono dire? Hanno perso con la Dinamo Zagabria, allora sicuramente non passano. No, il girone è lungo. Pareggiare a Salisburgo secondo me è una cosa che ci può stare. Peccato perché in caso di vittoria avremmo potuto essere sicuramente molto più contenti. Che cosa ci portiamo via? Un buon Saelemaekers. L'idea che avere solo 2 giorni è un po' poco, l'idea che Pobega secondo me nel Milan ci può stare, lo dico io, e l'idea che Origi deve mettere minuti nelle gambe per diventare davvero una vera alternativa a Giroud e che Leao comunque in una serata negativa un assist e un palo, in una serata in cui aveva la lingua di fuori. Ditemi che cosa ne pensate ragazzi. Scatenatevi nei commenti, lasciate un bel like, iscrivetevi qui, scaricate l'app di Nuoro DS perché ci impaglio la maglia del Milan che assegniamo domenica con il giocatore che preferite, scaricatela gratuitamente qui sotto e mettete il vostro nome, appunto. Vi mando un abbraccio, ci rivediamo più tardi. Ciao!